sindaco Giosi della Ragione, sempre in visita alle frazioni qui a Torre Capeta. Sindaco, parliamo un po' di tutto quello che è successo negli ultimi 24 ore. Allora, prima cosa, i contagiati a Bacoli, ci sono buone notizie? Sì, in buona sostanza sono due gli attualmente contagiati positivi a Bacoli, sono persone in via di guarigione, mi auguro che di qui ai prossimi giorni potremo annunciare la guarigione definitiva. Tra le notizie positive c'è sicuramente quella che nel corso di questi ultimi giorni, di queste ultime settimane, ci sono ben due nonnine di Bacoli, una di 81 e l'altra di 83 anni, che sono guarite al coronavirus. È un dato molto significativo e importante, perché significa, come dire, c'è la tempra dei nostri cittadini, anche più anziani, più in difficoltà, che nonostante non fossero sintomatici, nonostante siano state anche ricoverate in ospedale, dopo settimane di terapia sono riusciti a tornare a casa. Quindi un abbraccio a loro e alle loro famiglie. Ripeto, la situazione va migliorando, però la battaglia non è ancora finita e c'è bisogno ancora di grande attenzione da parte di tutti. Sindaco, le novità sono la chiusura del mercato, cioè la non apertura del mercato di Bacoli e la ZTL a Baia. Sì, sul fronte del mercato questa settimana non si terrà, il motivo è molto semplice: sono arrivate stanotte le disposizioni regionali rispetto alla riapertura dei mercati stradali, si addossa tutto sui comuni, tutte le responsabilità. È ovvio che in poche ore non siamo nelle condizioni di poter mettere in sicurezza l'area mercatale di Bacoli, che ritengo sia inadeguata in questa fase per affrontare l'emergenza Covid, quindi a tutela dei cittadini tutti che vengono da ogni angolo della provincia al nostro mercato e a tutela dei lavoratori del mercato e delle loro famiglie, ho deciso che questo sabato non si terrà il mercato a Bacoli, ma ho già dato disposizioni agli uffici comunali, ufficio commercio e agli stessi mercatari di concerto di individuare un'area. Sono anche disponibili a chiudere delle strade, via Lungolago, via Miseno, anche altri punti della città, per far fare il mercato in strada e avere più spazio per permettere il distanziamento sociale. Partiranno da sabato 3 ZTL, Marina Grande, Poggio e Pennata, apriremo 3 parcheggi, diciamo, ex novo, quello della scuola Marconi, quello della scuola Gramsci a Cappella e quello della scuola Plinio il Vecchio a Fusaro Cuma, e poi stiamo lavorando per riuscire già da questa settimana ad avere una sorta di giornata ecologica al porto di Baia, da vivere a piedi con le famiglie, per togliere le auto e quindi permettere di avere maggior spazio sia per i cittadini, ma anche, perché no, per le tante attività commerciali che gravitano attorno al porto, di poter immaginare nelle prossime settimane di avere spazi per poter fare lì attività e quindi avere più spazio per il distanziamento sociale. Le ultime notizie dicono di una tassa che non si paga a Bacoli. Sì, noi abbiamo convocato istituito questa conferenza dei capigruppo allargato ai commercianti, all'attività Flegrei Unite. Ieri hanno nominato il nuovo direttivo, il nuovo presidente. Va il mio augurio a Michele e a tutti, diciamo, coloro che fanno parte del direttivo, perché sono sicuro che faremo tante belle cose. Ho detto che stiamo combattendo su scala nazionale per ottenere gli obiettivi importanti a favore dei commercianti. Dal nuovo decreto legge, il decreto crescita, che è stato pubblicato qualche giorno fa, il famoso decreto aprile, così come era chiamato, ebbene c'è il dispositivo su cui abbiamo lottato molto, è quello della TOSAP. Quindi non far pagare la TOSAP dal primo maggio per tutto il periodo della crisi, e quindi stiamo per pubblicare anche un avviso pubblico per informare tutti gli attività imprenditoriali che vorranno uscire in esterna e che hanno le condizioni di poterlo fare in un'area, ovviamente, che non determinano affollamenti particolari o intralcio alla pubblica viabilità, di poter usufruire di questo servizio gratuitamente. Ripeto, la battaglia deve essere sempre nazionale, perché se è una battaglia nazionale riguarda tutti i comuni e quindi si cala anche sul livello comunale. L'avvertimento è sempre lo stesso: non è ancora finita, utilizziamo le mascherine, utilizziamo il distanziamento sociale e usciremo a vincere questa sfida, questa guerra. Ultima cosa, i lavori che si stanno effettuando qui al porto di Torre Capeta per la scogliera e anche in via Spiagge Romane per il riservamento delle canne, sì, eccetera eccetera. Proprio ieri c'è stata la firma dell'inizio dei lavori alle foci del Fusaro, alle foci del Lago Miseno e sulla pista ciclabile del Lago Fusaro e sulla pista ciclabile del Lago Miseno. Sono attive diverse squadre che stanno già lavorando. In più, in sinergia con la città metropolitana di Napoli e con la regione Campania, stiamo ripulendo via Spiagge Romane dal canneto, erbacce, rifiuti che c'era, quindi per ridare decoro ad un
un'area che deve sicuramente tornare a splendere. Stiamo continuando i controlli contro gli abusivi che pescano vongole all'interno del lago. Anche oggi ne abbiamo individuati due, multati e fatto dei sequestri a due cittadini della provincia di Napoli che sono venuti qui a pescare. E in più permettetemi di fare un ulteriore apprezzamento a quello che si sta svolgendo, stiamo riuscendo a fare qui al pontile di Torre Gaveta con il rafforzamento della scogliera. E voglio ringraziare Fabrizio Viola, che è un professionista del territorio, che si dedica molto alla città e deve essere anche un esempio, perché le istituzioni fanno tanto e devono fare sempre di più, ma se anche i cittadini danno una mano, sicuramente le cose vanno al meglio. Torre Gaveta per noi non è solo il pontile, non è solo la passeggiata, non è solo il prolungamento della terra sul mare, ma è anche l'occasione per viverla come porto, viverla per le vie del mare, creare un'intermodalità spinta tra ferro, gomma e appunto le vie del mare, e sono certo che riusciremo a fare questo puntando anche, un altro argomento su cui ci tengo molto a ribadire, sulla difesa ambientale. Ieri abbiamo scoperto e individuato un altro scarico abusivo di liquami all'interno del lago Fusaro, ce ne sono tanti altri, andremo a frenarli tutti, però è un'opera imponente che stiamo mettendo in campo in questa fase 2, quindi prospettive e difesa dell'ambiente. Un ulteriore appello a te, Giosi, ma so che stanno pure arrivando i soldi per le strade. Diciamo la verità, la strada da via Giulio Cesare fino a Cappella è proprio in bruttissima situazione. So che devono arrivare dei fondi per cominciare a lavorare la città metropolitana. Sì. Noi inizieremo già settimana prossima al Mazzoni a fare un primo tratto via Giulio Cesare, a fare un primo tratto di asfalto. Poi la strada, soprattutto via Mercato di Sabato, è diciamo, a metà tra Bacoli e Monte di Procida, quindi troveremo sicuramente sinergie con l'amministrazione di Monte di Procida per riuscire a riasfaltarla. Noi abbiamo ottenuto un imponente finanziamento della città metropolitana col piano strategico di circa 3 milioni di euro e buona parte saranno utilizzate per riasfaltare. È ovvio che il Covid ha frenato tutto, il coronavirus ha bloccato, paralizzato la burocrazia, e posso dirvi che stiamo riprendendo dei discorsi che si sono paralizzati 3 mesi fa. Sicuramente i primi cantieri che partiranno di qui a qualche settimana sono i lavori attesissimi ai 101 alloggi, perché lì è un quartiere popolare, saranno rifatte le facciate, saranno rifatte l'intero quartiere, e è previsto un investimento, già appaltati i lavori, per circa 800.000 euro, e quindi passo dopo passo riprendiamo i cantieri che, ripeto, per 3 mesi sono stati completamente paralizzati. Vogliamo recuperare il tempo perso, vogliamo tornare presto alla normalità, una normalità fatta di fatti concreti. Grazie Giosi, grazie a te Paco, grazie a te.